È per questo che, pensate un po', nell'interno della Bibbia si usa lo stesso verbo, notate bene, lo stesso verbo, per parlare di ciò che ricevono da Dio i profeti, lo spirito che ricevono i profeti, e pensate, lo spirito che riceve Bezalel, che è l'architetto e il costruttore dell'arredo dell'arca del Tempio. E lo stesso verbo viene usato per i musicisti. Anche noi in italiano abbiamo la stessa cosa. Non è vero che noi parliamo della ispirazione biblica e parliamo dell'ispirazione del poeta, dell'arte, l'ispirazione. Ecco, questa è la grande funzione che ha la bellezza, che ha l'arte e che ha anche la fede. Per cui, e mi avvio alla conclusione, compito della bellezza, dell'arte, della fede è quella, alla fine, di aprire questa feritoia e di invitarci a scoprire il mistero, l'eterno, l'infinito, l'assoluto, il divino. Non per nulla arte e fede sono state sempre sorelle tra di loro. Sono state l'arte della liturgia, il culto si alimentava all'arte. Quando uno scrittore che voi tutti conoscete per fama, Hermann Hesse, scrisse un libro dedicandolo a un pittore e a un musicista, Klein und Wagner, alla fine tentò di dare la definizione dell'arte. E questa definizione, curiosamente, è stata citata di Hesse da un suo connazionale il 21 novembre del 2009, quando io ho voluto radunare nella Cappella Sistina 300 artisti in tutte le ramificazioni possibili, tutte le arti possibili, davanti a Michelangelo e davanti al Papa. E il Papa ha citato questa frase di Hesse che dice: arte significa, due punti, in ogni cosa mostrare Dio. Certo, l'artista non credente non dirà, ma è il mistero, non è l'ovvio. E noi mai come in questi tempi abbiamo bisogno di rompere la superficie, non rappresentare il visibile, che conosciamo fin troppo, e scoprire quel senso ultimo che attivi la nostra coscienza, che dia senso alla nostra storia. Tra l'altro, curiosamente, quando questi artisti... Perché io ho sofferto tanto la perdita di alcuni miei parenti. Una mia garanzia che quando io avevo 5 anni è scomparsa, mio nonno quando sono scomparsa 6 anni, mia madre che è scomparsa a 59 anni dopo una lunghissima e terribile malattia, e poi per ultimo mio padre, del quale porto la fede al dito perché l'ho voluta nel momento in cui voglio che sia qua, perché è come una sorta di protezione, perché è stato un uomo talmente ricco di dignità, talmente giusto come uomo, talmente per bene, talmente umile, che mi accompagna, mi aiuta in qualche modo. Però la malinconia secondo me è una cosa molto bella, mi piace, tutte le cose più belle hanno un qualcosa di malinconico sotto. La malinconia vuol dire che c'è tormento, c'è la ferita che lei prima Eminenza ha detto, c'è la ferita dell'artista, la malinconia non tutti la mettono, però io sono sincero, mi vengono così i finali, c'è il produttore che mi dice ma fammelo un attimo un po' più, però a me non mi viene, cioè mi viene sì perché vorrebbe fare più soldi.